Con problemi d'attacco, ma con tre punti da provare a strappare su un campo che non evoca ricordi lieti, il Teramo torna al Luigi Razza di Vibo Valentia a distanza di 2 mesi e mezzo. Stavolta però lo farà contro la Vibonese di Giacomo Modica, che invece nell'attacco prolifico ha una delle armi più affilate. È una squadra che ha fatto moltissimi gol e qualcuno in più ne ha subito. E sono queste squadre che però fanno il bene del calcio, al quale noi facciamo i complimenti, però dobbiamo cercare di fare una partita intelligente, cercando di chiudere il più possibile queste verticalizzazioni che sono comunque alla base del loro grande gioco. Se non verticalizzano trovano Peterman, che è un ragazzo che ho avuto a Palermo, che ha una grande tecnica, però dobbiamo mettere in difficoltà anche noi, possiamo mettere in difficoltà anche noi e dobbiamo farlo. Stamattina la seduta di rifinitura che dovrebbe confermare alcune scelte, ovvero Iotti con Piacentini al centro della difesa, Arrigoni a centrocampo a dettare i tempi e, qualora non ci fossero grossi stravolgimenti, Martignago, unica punta a disposizione, che avrà sulle spalle il peso della zona centrale d'attacco con 2 mezze punte alle sue spalle. Tra gli interni Santoro scalpita e potrebbe giocare dal primo minuto. Però è normale che dobbiamo fare qualcosa di diverso con altri interpreti. Di diverso non vuol dire cambiare sistemi di gioco, ma magari avere la possibilità di mettere in evidenza dei giocatori che hanno caratteristiche diverse, perché Birlisea o Martignago, piuttosto che Mungo, piuttosto che Bombaggi, non hanno caratteristiche di punte, no? Cioè, quindi Minelli stesso. Stiamo preparando qualcosa, vediamo cosa assorbirà questo tipo di lavoro. Però è normale che noi possiamo tirare per dire nelle difficoltà qualche volta. Noi lo facciamo poco, però qualche volta una palla magari sopra per difendere la palla, per sistemare un po' il reparto, per farci salire, questa cosa qui purtroppo non ce l'avremo. Il Diavolo va a caccia del secondo successo esterno in campionato, perché il trittico di gare complicate si è chiusa con soli 2 lunghezze e la vittoria manca da più di un mese, 1-0 interno col Bisceglie. Spazio, ma probabilmente solo a gara in corso per Minelli. In casa Vibonese molti meno problemi, anzi Modica dovrà sciogliere dei ballottaggi perché sia Bubas davanti che Pugliese in mezzo tornano a disposizione. Uno dei dubbi è tra i pali, il giovane Greco o il più esperto Mengoni? Sarà una delle questioni da sciogliere, così come in difesa la scelta dei due centrali, perché Malberti, Altobello, altro ex, e Redolfi si giocano 2 maglie, con Ciotti a destra e uno tra Tito e Marus per la corsia opposta. Altro ballottaggio da sciogliere in mediana, Peterman sarà il playmaker, ma due tra Prezioso, Tumbarello e Pugliese partiranno dal primo minuto con l'altro a mordere il freno in panchina. Davanti Bernardotto sarà il riferimento avanzato, con Bubas a sinistra, Berardi a destra ed Emmausso e Allegretti pronti ad entrare in corso d'opera. Ma il Teramo non ha via d'uscita, deve vincere e farlo in maniera convincente e netta. I 3 punti servono per provare a ricucire con il gruppo di testa, per evitare di perdere ancora ulteriore terreno.